Ultima tappa del mio viaggio in Portogallo, tappa obbligata, Nazaré. Questo è il paradiso dei surfisti e la Mecca per tutti i surfisti al mondo, in realtà per i surfisti che praticano surf sulle alte onde. Pensate che sono state registrate qui delle onde alte più di 30 metri, quindi un tipo di surf diverso e più pericoloso. Perché le onde si alzano così tanto? C'è un canyon sotterraneo, lo vedremo poi all'interno del museo, dove c'è il faro che amplifica le onde, fa sì che le onde che arrivano dall'oceano Atlantico salgano fino alle altezze che vi ho detto. Questo è davvero uno dei punti più affascinanti di tutto il Portogallo. C'è un surfista, è attaccato adesso ad un gancio alla moto d'acqua, li portano continuamente a largo, quando c'è l'onda giusta si staccano e poi vanno avanti e indietro. L'ingresso costa 1 euro, è l'ingresso a forte. Qui è spiegato bene con un plastico, noi siamo qui al forte e c'è proprio questa spaccatura che fa sì che le onde che arrivano soprattutto in questa direzione si amplifichino fino a 3 volte. Questo è assurdo. C'è pure una linea gialla, qualcuno di sicuro è volato giù da quel fortino qua. Thank you.
Beh, qui a Peniche ci sono le scuole di surf, quindi ci sono i ragazzini che invece di andare, non so, in palestra o giocare a calcio, imparano a surfare. Andiamo a vederci l'ultima oretta di gare, poi dobbiamo andare all'aeroporto di Lisbona per tornare. Però sono cominciate le sfide eliminatorie del tabellone maschile, sono cominciate da una mezz'ora, quindi ci andiamo a vedere qualche super tubos ancora prima di tornare in Italia. Sto facendo una cavalcata tra le dune, ragazzi, perché c'è pieno tutto il parcheggio oggi, c'è l'ira di Dio di gente. Siamo arrivati alle spalle, guardate, della manifestazione. Por isso, basta-se a regra amarela, Baron Mamia, vencedor da etapa 2.